produzione devi spendere X ore. Allora, per fare delle produzioni decenti, tu devi perdere un tot di ore vicino. Ovviamente si parla di molte ore. Devi perdere tante ore vicino. Ci devi perdere tante ore vicino. Dopo 300 ore vicino, tu avrai comunque già 300 ore, ovviamente, fatte con cognizioni di causa, fatte con tutorial, fatti con, diciamo, In manuali. maniera attiva, in maniera attiva. Ti Bravissimo. Non è che mi metto là io che imparo a fare quelle tre cose. fai la Quelle tre cannettina cose e lo fai faccio il con loop. 3.000 ore. Però per dire, dopo 300 ore tu già sei in grado di incominciare a fare la tua traccia. Poi ovvio che se c'hai talento, se c'hai più che altro talento per l'informatica, perché qui stiamo parlando ancora di produzioni come si fanno oggi, che Computer based, sì. è il modo più semplice per farlo, il più economico. Però poi le produzioni vere sono con musicisti, si fanno con i cantanti, si fanno, cioè, è un'altra roba, no? Però iniziamo così, che ci sono artisti che hanno costruito una carriera facendo solo questo tipo di produzioni, quindi digitali, con laptop e Ableton o comunque altri programmi che diciamo ti aiutavano a produrre. Devi passare un certo X di ore attive, un 300 ore attive almeno per incominciare a muovere leggermente le cose, dopodiché da lì deve essere un continuo studio, un continuo specializzarsi. Dopo devi essere DJ, quindi tu la tua giornata deve essere focalizzata sulla produzione. E magari sulla produzione io metterei le prime ore che inizi a lavorare, perché sei più fresco, hai un'elasticità mentale diversa, si apprende in maniera diversa, non lo dico io, lo dicono proprio gli studi, no? Che la prima ora, soprattutto, che tu ti metti ad apprendere, apprendi più di 4 ore fatte magari in un Sì, secondo infatti, momento. guarda, anche con un altro ragazzo di questo ne parlavamo, che lui si lamentava e diceva che lui lavorava, arrivava sempre tardi alla sera e si metteva a produrre, ma non riusciva, troppo stanco. Allora gli dicevo: ma svegliati prima invece, no? Tu svegliati 2 ore prima, piuttosto smetti la sveglia alle 5. E tu quelle 2 prime ore della mattina, prima di tutto il resto, ti dedichi a questo perché è quello il momento migliore dove sei più concentrato, dove sei più una spugna che assorbi le informazioni, no? Ma anche perché sono cose difficili, cioè, parliamoci Sì. chiaro, non è che sono proprio cose intuitive, cioè, sono cose difficili. Io personalmente, anche se l'ho visto mille volte, anche se sono stato in studio mille volte, ma se tu mi dici a me, Zenzo, prepara, sistema un kick, fai una catatrace, no, ragazzi, cioè, non è roba mia, ma perché non ho passato quelle ore in maniera attiva, ho stato anche tante ore, ma sono stato a affiancare gli artisti, dando. Quando mi veniva richiesta la mia opinione, che può valere tutto come non può valere nulla, cioè voglio dire, quindi alla fine è ovvio che uno dice: però io la mattina mi sveglio presto, ragazzi, si entra sempre in quel discorso dei sacrifici che vanno fatti. Nella prima ora riesci comunque sia a essere più attivo, le prime 2 ore le puoi dedicare alla produzione, dopodiché le dedichi alla ricerca musicale, che magari è un lavoro più meno stressante, no? E allora a quel punto incominci a ricercare, cominci a ricercare come ricerchi, come l'abbiamo detto poco fa. Quindi andando a trovare la musica che più ti piace, seguire i vari filoni, lo puoi fare con mille cose, lo puoi fare con YouTube, lo puoi fare con Beatport, sicuramente hai un'ampia gamma, no? Un'ampia gamma di scelta, lo puoi fare con Shazam, che Shazam ti propone quelle cose più alternative, perché non va per nomi, ma va per generi musicali. E scavando con Shazam possono uscire delle bombe, eh? Posso uscire. Questo è un trucchetto che pochi sanno. Un trucchetto perché solitamente con Shazam noi ricerchiamo la traccia che dopo ce la dobbiamo riascoltare a casa, oppure la dobbiamo fare nostra per un DJ set, ok? Non ci curiamo di nient'altro dei consigli che poi ci dà Shazam. Shazam non va per nome, ma va per musica, per genere musicale. Dopodiché, un'altra cosa fondamentale è studiare la storia. Studiare la storia degli artisti, cioè proprio la loro cronologia musicale, come è andata. E così, se noi vediamo per ogni genere. Cioè, un genere nasce, vive, splende, incomincia a decadere e poi non dico che muore del tutto, perché poi un genere del tutto non muore, però si affievolisce tantissimo, no? E se tu ci fai caso, tutta la musica che esce in quel determinato periodo un po' si rispecchia, no?
perché rispecchia il gusto delle generazioni. Allora, questa è un'altra storia importante. Ogni 6 anni cambiano le generazioni. E ogni generazione ricerca qualcosa di diverso. Quindi il DJ deve essere anche precursore, deve vedere prima le cose. Dici, ma come le vedi prima? Bisogna vedere i segnali della gente. Se sei un DJ che suona, a maggior ragione, con la lucidità, cioè un DJ che suona, un DJ che ha l'opportunità di suonare in più club, essendo eclettico nel tuo genere, perché tu nel tuo genere non è che metti, cioè quel ti piace l'house, non è che metti tutte canzoni così, devi essere pure un po' eclettico, no? Certo. Devi creare anche un po' il contrasto, come dicevano DJ importanti, il contrasto è il successo del DJ set poi alla fine, no? E a quel punto tu vedrai man mano la gente che con una canzone, con una traccia, ballerà di più che con altre. Dici, ma il genere è sempre lo stesso. Sì, però se tu sei lucido, riesci ad analizzare perché quella traccia piace di più. Riesci a capire se c'è un suono in particolare, se è il tipo di cassa, se è la melodia, che tipo di melodia c'è. E da lì, nel momento in cui vedi questo, magari nel DJ set stesso devi assecondare quel tipo di traccia. Ne devi mettere altri simili. E vedrai che al 99% avrai un grandissimo successo con il pubblico. E man mano che suoni, tu vedrai che quel genere piace di più. E poi man mano vedi che quel genere si sta trasformando, il gusto della gente si sta trasformando. Ovviamente questo lo vedi negli anni, non è che lo vedi da serata a serata, lo vedi negli anni. Però chi un po' prima, chi un po' dopo, la cosa bella è che in tutto il mondo poi funziona così.